Dai, sali da qua. Spingi. Metti la assistita. E noi siamo qui perché oggi concludiamo a Roma la parte ufficiale, formale di questa lunga campagna elettorale. Si conclude la parte ufficiale e formale, ovviamente per noi, la politica ha fatto la sua parte, noi pensiamo che adesso in queste ore la parte più importante la debbano fare i cittadini. Hanno una responsabilità grande, immensa, finalmente diretta, quella di decidere se questo paese deve finalmente fare un passo in avanti e diventare un paese come tutti gli altri. E noi siamo convinti che in queste ore tutti coloro che sono indecisi avranno una ragione in più per informarsi, per uscire di casa e per andare a votare e votare sì, per fare in modo che davvero questo paese possa essere un paese un po' come tutti gli altri, nelle quali si decide e nei quali si lavora per risolvere i problemi delle persone. Allora, benvenuti, questa è la prima tappa di questo percorso che abbiamo pensato per chiudere simbolicamente questa giornata, che è la fine della campagna elettorale, una campagna lunga, faticosa, appassionante. I toni del sì sono alle ragioni e al merito delle questioni. Cominciamo da questa prima tappa in cui parliamo del primo, sono cinque luoghi simbolo. Questa è la Camera dei Deputati, come sapete qui parliamo della fine del bicameralismo perfetto. La seconda tappa la faremo, come sapete, sotto la conferenza Stato-Regioni con Deborah Serracchiani, che ci spiegherà appunto le modifiche all'articolo 117 della Costituzione. La terza tappa sarà al Senato. Poi saremo al CNEL e chiuderemo il tour con Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera, che anche lui farà la biciclettata con noi, che ci racconterà cosa succede agli istituti di partecipazione, come ridaremo voce e più forza ai cittadini con quello che cambia per quello riguarda il referendum e le iniziative popolari.